Gentili telespettatori, buonasera e bentornati a Turnover, quarto appuntamento di questa stagione 2018-2019. Analizzeremo i campionati di eccellenza, di promozione Girone A e di promozione Girone C. A farmi compagnia questa sera, due ospiti di cui parleremo prettamente di promozione. Vale a dire, c'è Angelo Cioffi, bomber del Grotta, ed Ezio Liccardi, che è il tuttofare del girone A di promozione, anche perché conosce benissimo tutte le squadre sannite e oltre. Però con lui parleremo prettamente del girone A di promozione. Iniziamo a parlare di eccellenza, dicendo subito che in un campionato bello, avvincente, equilibrato, sicuramente non si riesce a capire la classifica, come si deve delineare, anche se sono trascorse appena 4 giornate, però è un campionato dove l'equilibrio regna sovrano. La prima domanda ad Angelo d'obbligo: Cervinara inciampa in quel di Santa Maria del Cilento, un Cervinara che dalla carta è una squadra completa in tutti i reparti. Ha trovato però di fronte un Santa Maria del Cilento, anch'essa partita con obiettivi di campionato, che l'ha intralciata e soprattutto l'ha bastonata bella e buona. Ma diciamo che un incidente di percorso nel corso di un campionato ci può stare. Non bisogna dimenticare che il Cervinare, oltre ad aver vinto le prime 2 partite di campionato, sta facendo anche un buon percorso in Coppa Italia. E quindi a maggior ragione, dopo una serie di vittorie, ci può stare, diciamo, ripeto, di inciampare su un campo difficile, tra l'altro come quello del Santa Maria Cilento, che da cosa da non sottovalutare, è anche un allenatore che ha fatto campionati diversi rispetto comunque all'eccellenza, Cito Pirozzi, e quindi diciamo che questo incidente di percorso, ripeto, poteva capitare. Parlando sempre del campionato d'eccellenza, diciamo che è ritornato l'Agropoli, l'Agropoli che da tutto è dato come una delle squadre da battere, anzi sicuramente la squadra da battere, 2 partite, 6 punti, ha da recuperare altre 2 gare, una proprio contro il Cervinara, l'altra contro il Faiano, però prima è impelagata nella Coppa Italia anch'essa, quindi ci sarà mercoledì il ritorno di Coppa Italia, così come per il Cervinara a Battipaglia, per il Santa Maria del Cilento a Faiano, mentre per l'Agropoli ci sarà il San Vito Positano in casa. Quindi dicevamo l'Agropoli è una delle squadre a battere, ma sposterei il discorso sulle squadre avellinese. Proprio adesso domanderei, 5 squadre avellinese nel campionato di eccellenza. Al di là di tutto è un bottino questo di 5 squadre, però 5 squadre possono essere, diciamo, l'ago della bilancia per un campionato, per un girone B di eccellenza. Guarda, vorrei poter dire che anche il Sannio vanti qualche squadra in eccellenza, invece purtroppo per noi dobbiamo guardare quello che fanno qui ad Avellino, e 5 squadre sono tante, veramente sono tante in un campionato equilibrato, come hai detto tu, dove si stanno mettendo anche luce, anche se con alti e bassi, però ecco, il San Tommaso sta andando bene, il Solofra si difende bene come sempre, l'Eclanese è riuscito a vincere la sua prima partita, ci fa piacere. Anche per Alessio Martino, insomma, le avellinesi daranno battaglia fino alla fine. Certo, il Cervinara si trova, secondo me, rispetto all'anno scorso, in una posizione forse di svantaggio, paradossalmente, perché l'anno scorso sapeva quali erano le 2 squadre da battere. Quest'anno, invece, con questo equilibrio, ci sono tante squadre sullo stesso piano e bisognerà aspettare, secondo me, parecchie giornate per cercare di capirci qualcosa. E proprio questa gara col Santa Maria, secondo me, andava affrontata, non dico con più concentrazione, perché nella prima parte della gara il Cervinara sembrava avesse in mano la partita, però ecco, forse rispettando di più l'avversario. Al di là del rispetto mio, c'è da dire che ha dovuto fare anche gioco forza virtù, come si suol dire, perché aveva dei giocatori infortunati, mister Iuliano, il portiere Stasi aveva una borsita, quindi sappiamo benissimo che la regola 2000-2001 a volte esclude altri giocatori. Giocando Stasi 2001 poteva giocare 99, in questo caso avrebbe giocato Calandrelli, non giocando lui Calandrelli è stato escluso. Ma al di là di tutto ciò il San Tommaso è la vera sorpresa almeno in queste prime 3 gare, 4 gare ha perso solo a Cervinara. Ciccio Messina ha costruito una buona squadra, cinica, dura, tosta, in casa si fa rispettare. E tu che sei stato là, che ne pensi di questa squadra? Ma sorpresa fino a un certo punto, perché comunque hanno preso giocatori, voglio dire, importanti per la categoria e che l'eccellenza la fanno da diversi anni. Poi hanno preso un allenatore bravo e a tutto ciò bisogna aggiungere anche che il presidente, che conosco bene, è una persona molto ambiziosa. Quindi io sinceramente ad una salvezza tranquilla da parte di San Tommaso non ci ho mai creduto. Quindi adesso stanno raccogliendo dei frutti positivi e credo che comunque possano tranquillamente continuare a lungo su questa strada.
Ezio, parlando della Virtus Avellino, c'è un sannita che allena la Virtus Avellino ed è Alessandro Cagnale. Ha fortuna alterne perché ha perso ieri, ma ha perso una gara contro la Scafatese che dalla carta non sembrerebbe una grossa corazzata, però vincendo contro la squadra appunto della Virtus Avellino si riporta in una classifica medio-alta e la Virtus Avellino rimane impelegata a 5 punti e c'è chi vocifera addirittura ci possa essere un ulteriore cambio di panchina. Ecco, indubbiamente io avevo dimenticato la Virtus Avellino, la stavo ricordando mentre parlava Angelo e mi veniva in mente proprio questo Alessandro Cagnale, insomma, che ha avuto secondo me una buona opportunità quest'anno, veramente di mettersi in mostra come allenatore, di far capire ai più che è pronto anche a un salto di categoria. Però prendere una squadra in corsa, perché nonostante sia cambiato proprio all'inizio del campionato, è sempre una squadra che dall'inizio non hai modellato. Di conseguenza le difficoltà le sta avendo. Alessandro è un buono e forse in questo momento nello spogliatoio della Virtus ci vorrebbe polso un po' più duro. Questo non vuol dire cambio dell'allenatore, perché bisogna dare il tempo agli allenatori di lavorare e di dimostrare attraverso il campo quello che è il lavoro. Quindi facciamolo in bocca al lupo Alessandro e speriamo che la squadra vada meglio. Ma io sono convinto che Cagnale è un buon allenatore e tranquillamente può traghettare la Virtus Avellino in lidi migliori, però i periodi brutti accadono a tutte le squadre e questo è un periodo brutto, l'abbiamo visto per il Cervinara che ha perso malamente Santa Maria, ha perso anche appunto la squadra di Mister Cagnale, ma andando avanti e andando verso la conclusione del campionato di eccellenza. Angelo, stanno rivenendo squadre fuori alla grande, la Battipagliese è partita ad handicap, però sta venendo fuori. Chi invece è in crisi è la Palmese. Palmese che ho visto contro il Faiano e sicuramente abbiamo dato le immagini della partita, sicuramente è una squadra che è da ricostruire, nonostante il secondo cambio di panchina ha delle grosse difficoltà. Mentre la Battipagliese di un santone quale Pietro Pinto, sicuramente con un pubblico del genere può dar fastidio. Ma sinceramente io non conosco bene la squadra della Palmese, però stando ai video, alle letture di giornali, all'inizio del campionato era accreditata come una delle pretendenti per il titolo. Evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto e quindi stanno attraversando delle difficoltà. Per quanto riguarda la Battipagliese mi fa piacere che comunque si sia ripresa, perché anche c'è il nostro amico Saginario, hanno preso comunque Di Biasio ultimamente, perché vedendo la partita di Coppa Italia si vedeva che mancava magari probabilmente in attacco di qualcosa. E poi hanno un giocatore importante come Munard che ha fatto addirittura la Serie B, quindi con l'avvento di Pietro Pinto sono convinto che comunque possono continuare a fare bene e raggiungere magari oltre qualcosa di più la salvezza. Mercoledì c'è Battipagliese Cervinara, cosa prevedi? Ma io è vero che abito a San Martino, però mio papà è di Cervinaro, io ho giocato a Cervinaro e mi auguro che comunque possa vincere il Cervinaro. Invece domenica in campionato c'è Palmese-Cervinara, Palmese in crisi profonda, un solo punto in classifica, Cervinara che viene da una cocente sconfitta e c'è il turno infrasettimanale che è un turno abbastanza duro, così anche come la Palmese, Palmese anche c'è il turno di Coppa. Cosa può succedere a Palma Campana? Ah, può succedere che vada in campo la squadra migliore, la squadra più arrabbiata, quella che sa che ha lasciato forse qualcosa per strada e quindi deve riprenderselo il più in fretta possibile. Quindi la partita con la Palmese, se viene approcciata nel modo giusto, io penso che il Cervinara non abbia nessun problema a portare i 3 punti via. Però ecco, bisogna fare i conti con una Palmese che forse è all'ultima spiaggia, anch'essa deve dimostrare proprio in questa partita se ha voglia o no di riprendersi. Quindi ripeto, è una questione di concentrazione. Il Cervinara può fare tranquillamente il risultato a Palma Campana. Promozione Girone A, parliamo delle Sannite, le Sannite che stanno dando veramente tanto, il Montesarchio è l'ultima delle Sannite con 6 punti in classifica, le altre la precedono con 7 punti Forza e Coraggio e Ponte e con 10 punti la Virtus Coti. Virtus Coti che nessuno si aspettava, una Virtus Coti con tanti giovani, abbiamo avuto l'allenatore del Prete, nostro ospite, che ci ha fatto capire che puntare su giovani, credo anche di Ezio Riccardi, sicuramente fa bene. Dove può arrivare la Virtus Coti? Virtus Coti che ha 10 punti in classifica e nessuno avrebbe mai creduto essere appaiata in vetta alla classifica al Marcianise. Guarda, ora ti svelo un segreto. D'estate le due società, Forza e Coraggio e Virtus Coti, erano a stretto contatto perché c'era in aria una sorta di collaborazione con un progetto che puntasse proprio sui giovani.
Poi entrambe lo stanno proseguendo con ottimi risultati tutte e due le squadre, però sicuramente la Virtus Goti ha dato un messaggio forte a tutto il campionato, a tutto il girone. Io spero a tutti i gironi della promozione e non solo, che attraverso una politica giovane si può fare lo stesso risultato, perché poi si cavalca l'onda dell'entusiasmo quando i ragazzi iniziano a fare il risultato, bene o male danno tutto se stessi per tutto il resto del campionato. Però c'è sempre insomma l'ago della bilancia, che è l'aspetto psicologico, lì dove un uomo esperto riesce a superare meglio alcune difficoltà, con i giovani c'è più da lavorare. Speriamo passo dopo passo che il mister molto bravo Del Prete riesca a condurre questa barca per le soddisfazioni che meritano. La tua ex squadra, il Montesarchio, non doveva iscriversi, poi un summit con l'amministrazione hanno fatto sì che si iscrivesse, ha messo in essere una buona squadra, il mister Lombardo è l'allenatore. E secondo te dove può arrivare? Una squadra con tanti locali. Ma è vero che il Montesarchio ha fatto una squadra con tutti i ragazzi del posto, però c'è anche da dire che sono tutti ragazzi validi. Diciamo che la società, tra virgolette, è fortunata ad avere tutti questi ragazzi appunto del posto, però che hanno campionati importanti alle spalle, si pensa a De Mizio, a Ferretta, a Boscaino, quindi mi auguro che comunque possano andare oltre con una salvezza tranquilla. Scusa che ti interrompo, questo il Montesarchio è una società molto a cuore, però io vedo quasi finire di un ciclo a Montesarchio. Lui ha citato tanti nomi che comunque stanno avanti con l'età, anche se non sono, diciamo, vecchi per il calcio, però si sta andando insomma a questo cambio generazionale che al momento non vedo ancora. Ecco perché vorrei tanto che rimettessero in piedi il campo Allegretti, in modo che si possa sicuramente ricominciare alla grande un settore giovanile che possa rifornire negli anni i giocatori al Montesarchio. Però questo ritorno alle origini con tutti i giocatori del posto, già un progetto lanciato l'anno scorso, quest'anno secondo me ha preso ancora più piede, ancora più voglia, si rivede un po' quella voglia che mancava da tanto tempo a Montesarchio. Altre due squadre sannite nel girone A, una la conosci benissimo, ci vivi, ci stai insieme a Forza e Coraggio, l'altra il Ponte di Gianni Montanili, che è anche lì una squadra giovane, ma che in casa sicuramente mostra tutto il suo valore. In un girone dove stanno facendo bene, almeno questo inizio di campionato, la Forza e Coraggio invece ha puntato in che modo e perché? Ricordo che 2 anni fa in questo girone la Forza e Coraggio fino a dicembre era nelle primissime posizioni, poi mollò e andò proprio dietro. Secondo te? È vero, lo ricordo bene quel campionato perché stavo a San Nicola, quindi la Forza e Coraggio quasi a fine girone d'andata, era prima in classifica, poi ha avuto gli stessi problemi che ha oggi, ossia l'assenza di tante persone, perché specialmente in attacco risultano essere decisive l'assenza di una punta centrale. Ogni partita si cerca una soluzione diversa e la via al gol diventa più difficile. Un problema che era conclamato anche l'anno scorso nel girone C, dove bastava proprio una punta che la buttasse dentro per fare la differenza. E poi giustamente la poca conoscenza, perché anche se l'ha fatto questo girone 2 anni fa sono cambiate tantissime cose, il livello medio è sceso tantissimo, ecco perché si ritrova il Villa Literno che ancora non riesce a ingranare la marcia, una Virtus Goti che prima, proprio perché il livello è basso. La Forza e Coraggio sta attraversando un momento di ristrutturazione, soprattutto, lo dicevamo prima, attraverso i giovani, quindi bisognerà aspettare secondo me 2-3 anni per vederla di nuovo ai vertici come una volta. Promozione girone C, come ho dimenticato il ponte del detto di Gianni Montanile, che era la squadra che in casa vince sempre. E ascolta, il ponte è partito dall'anno scorso, la salvezza ottenuta splendidamente da Montanile, con lo stesso gruppo, con l'integrazione di Valentino Simone, Masone in attacco, e forse i risultati di questo inizio campionato gli avevano dato una dimensione diversa. Sono ritornati con i piedi a terra con questo 0-3 subito con la Virtus, però io vedo sempre l'assenza in attacco di un certo Alessio Fusco, che per tanto tempo a Ponte ha comunque segnato caterve di gol e ha spinto la squadra in avanti, e adesso vederlo in panchina con l'Eclanese insomma mi ha fatto venire un po' di nostalgia. Il Ponte andrebbe meglio se avesse un altro attaccante e quindi costituire un bel trio d'attacco.
Dicevamo promozione Girone C, parlando di attaccanti, come non parlare di Angelo Cioffi? Angelo Cioffi spesso non è citato dai media nel modo giusto, anche perché è un ragazzo molto serio, educato, soprattutto umile. Angelo, quest'anno, al di là dell'umiltà, al di là di tutto, hai trovato un ambiente consono al tuo valore di uomo e di calciatore, perché ti permette ogni palla che tocchi la metti in rete, soprattutto se andiamo a vedere la classifica, 12 punti, non me ne vogliono gli amici di Grotta, ma 7 sono i tuoi. Ma io penso che prima di tutto, prima di stare bene come calciatore, uno deve stare bene come persona. E quest'anno a Grotta credo di aver trovato l'ambiente ideale. Al di là comunque della società, c'è un allenatore che con queste categorie non c'hanno niente a che vedere, perché meriterebbe sicuramente altri palcoscenici. E poi, cosa ancora più importante, è che ho trovato dei compagni speciali, voglio dire, di solito in qualsiasi spogliatoio, almeno all'inizio, sai, c'è qualche battibecco, qualche storia che non va per il verso giusto, invece quest'anno per il momento fila tutto liscio. E poi comunque è normale che io sono avvantaggiato rispetto a qualche altro, perché alle mie spalle ho dei giocatori del calibro di Ruggero, di Pirone, Sorrentino, Bolzone, e quindi diciamo sto beneficiando anche del loro lavoro. Ci vediamo un piccolo aneddoto. Quando ti contattò Leonardo Surro, non so benissimo la storia, era un tantino titubante. Angelo disse: ma come? Alla fine hai accettato, facesti quella bellissima foto che ti ritraeva con i dirigenti. Oggi quella foto è il simbolo di Grotta. Grotta, ricordiamo, è una delle più belle tifoserie della provincia avellinese. Ma tornando al discorso, sembra che già abbiate fatto il vuoto. L'unica che resiste è il Baiano. Baiano costruito per vincere. Le squadre napoletane che stanno nel girone, come pensi siano attrezzate? Perché non vedo un livello altissimo di queste squadre. Ma per il momento abbiamo affrontato il San Vitaliano e proprio sabato scorso il Cimitile. Io credo che i loro obiettivi di queste due compagini siano quelli della salvezza. E credo che comunque per lottare per quell'obiettivo possono farcela tranquillamente. Dicono che il Saviano invece sia leggermente più attrezzato rispetto a queste due squadre. Per quanto riguarda il Baiano, lo dice la carta che è attrezzata una compagine importante, vedi Sorrentino, vedi Scippa, hanno preso Spasiano che era a Cervinara, e poi comunque sappiamo che andare a giocare comunque in quell'ambiente un po' particolare non è semplice. Per quanto riguarda la classifica, come dicevi tu, è abbastanza prematuro parlare di fuga oppure di primo posto, secondo posto, perché siamo appena alla quarta giornata e domenica proprio avremo uno scontro diretto, secondo me, contro il Monte Miletto, che ha organizzato, come ha allestito una squadra comunque per puntare in alto. Sì, proprio del Monte Miletto era la prossima domanda. Monte Miletto che diciamo è una sorta di Virtus Avellino 2, perché ha ben 6 giocatori della Virtus Avellino che 2 anni fa ha vinto il campionato, un mister Silano che è una persona molto seria e competente, un presidente che sa il fatto suo, sarà una vera gara. Però mentre parliamo delle squadre avellinese su, Ezio, dobbiamo parlare anche delle squadre avellinese giù, perché le squadre avellinese sono sopra e sotto, in mezzo c'è poco e nulla. Beh, d'altronde un girone avellinese, di conseguenza non poteva che no, sono 7 avellinese. La avellinese predominanza, il girone C è stato per antonomasia sempre un girone avellinese, quindi io me lo voglio ricordare così. Poi certo ci sono queste influenze, come ha detto lui, del San Vitaliano, del Cimitile, che sono stati sempre, spesso nel girone A, e che anche nel girone A alla fine lottavano per non retrocedere, quindi la loro dimensione è quella. Ti dico la verità, io sto cercando di scoprire le squadre di questo girone, e se non sbaglio c'è la Bisaccese. Bisaccese, c'è l'Ariano, l'Ariano di Mister Fasano. L'Ariano, ecco, sì, l'Ariano, allora conoscendo Mister Fasano, che anche lui conosce bene, essendo un allenatore grintoso, sicuramente prima o poi trasferirà il giusto ai propri ragazzi. Certo, l'Ariano dell'anno scorso era tutt'altra cosa, insomma, una squadra che ebbe una continuità impressionante durante il campionato, nonostante siano rimasti comunque diversi giocatori, però non c'è niente da fare, poi quando non hai lo stimolo giusto non riesci nemmeno a rendere tanto. La Bisaccese, insomma, è ritornata in promozione, io la ricordo tempo fa, ne parlavo con Solazzo, adesso stiamo facendo il corso UEFA B, c'è questo calciatore del Baiano che si chiama Solazzo, e parlavamo, ecco, della Bisaccese di tanti anni fa, quando c'era Saviano, quando c'era il mister Bozzi.
tutt'altra squadra. Sono tante squadre che si stanno rifondando piano piano e che quasi tutte stanno adottando questa programmazione giovane, perché purtroppo soldi non ce ne sono, ce ne sono pochi, ma come d'altronde anche i calciatori, i veri calciatori ce ne sono pochi, insomma, bisogna formarli. Quindi a me fa piacere che tutte queste squadre, nonostante la difficoltà, non perdano la voglia di andare avanti. Quindi, piano piano queste squadre si risolleveranno se perseguiranno il loro obiettivo. Un'ultima domanda per Simone e per Angelo, un'ultima domanda per Ezio. Hai un rimpianto? Hai giocato in promozione al Cervinare, hai vinto il Cervinare, hai vinto la Granisa, hai vinto il San Tommaso. Alla fine, quando dovevi essere protagonista in eccellenza, per varie vicissitudini, non stiamo qui ad elencare, sei andato via. Avresti potuto dire la tua in quel campionato? Ma Franco, sinceramente, non per presunzione, ma io non ho rimpianti, perché a differenza di molti che oggi giocano in eccellenza, io questa categoria l'ho fatta già 7-8 anni fa, proprio ho iniziato con Salvio Casale, poi ho fatto anche qualche campionato di quarta serie, quindi sinceramente rimpianti non ne ho. Diciamo che ho scelto una strada diversa. Io, come al calcio, mi sono costruito un'alternativa abbastanza più valida addirittura del calcio, perché studio fortunatamente e quindi mi diverto in promozione, però ovviamente questa è la mia passione e quindi lo faccio, anche se sono un dilettante, lo faccio come se fossi un professionista. Bene, parole sagge da un giovane, Ezio. A te invece la domanda è molto più tosta, dura, perché vorrei aprire un cofanetto. Il cofanetto si chiama Cagliano. Ah! Perché mi fai questa domanda? È perché dobbiamo chiudere, perché chi deve vedere la trasmissione alla fine, deve capire. Gesù, Cagliano si è reso protagonista di un gesto non bello, indipendentemente dal fatto che sia un consigliere di Lega. Secondo te, chiedere le dimissioni è un atto dovuto? Ci saranno? Si rifonderà? O sarà la classica bolla di sapone all'italiana? No, io più che... Allora, sicuramente ti dirò qualcosa... Però quello che più mi preme dire è che ormai sono passati 4-5 anni e stiamo al punto di partenza, ossia chi aveva tanta voglia di andare al potere ci è riuscito e non è riuscito invece a fare, perché oggi il problema è soprattutto quello, fare, quindi sembra che nessuno voglia muovere un dito, per il calcio specialmente. Detto questo, oggi toccare una donna... io penso che ci sia quasi la pena di morte. D'altronde è giusto che sia così, ma per il rispetto non della donna, di chiunque, perché bisogna rispettare chiunque. Posso dire che ho vissuto in prima persona quello che successe al CONI durante l'ultima riunione a Benevento, dove vennero premiate le società sannite e dove c'era questa signora Tambaro che chiese allo stesso modo la parola. Dopo che il presidente Cagliano avesse detto, diciamo, le conclusioni della manifestazione. E ricordo anche che il presidente Cagliano disse che dopo che avesse parlato il presidente non doveva parlare più nessuno. Invece la signora Tambalo voleva parlare del calcio femminile, che fino a quel momento non era stato proprio toccato. Anche in quel caso ci fu un alterco più verbale che poi proseguì anche fuori dalla sala. E si capiva che qualcosa non andava. Allora, le dimissioni io penso che debbano essere richieste dall'alto, dovrebbe intervenire Sibilia, cercare di capire quello che sta succedendo, se sta succedendo qualcosa, e allo stesso modo io non so come Cagliano non pensi di fare un passo indietro dopo questa magra figura, però vedo che allo stesso tempo lui chiede le dimissioni di tutti. Di conseguenza vuol dire che insomma, il problema è un po' più ampio e di certo non devo giudicarlo io, ma dovrebbero cercare di capire stesso loro che noi ancora siamo in attesa che si faccia qualcosa per il calcio, e con questo marasma sicuramente sempre gli unici che paghiamo le pene siamo noi. Bene, vado a chiudere questa puntata, quarta puntata di Turnover. Ringrazio Angelo Cioffi, ringrazio Ezio Liccardi, ringrazio tutti i nostri telespettatori che hanno avuto tanta pazienza nel seguirci. L'appuntamento è per la prossima settimana. Non dimenticate, Coppa Italia infrasettimanale, turno di eccellenza, promozione e Serie D con l'Avellino nel fine settimana. Arrivederci alla prossima, da me Franco Pitaniello.